Dopo 10 giorni e con in tasca il successo più rotondo della stagione, si torna nuovamente in campo e la fidelizzante di Gigi Panarelli lo farà in un vero e proprio big match sul difficile campo di Casarano. I salentini di Orlandi sono una delle squadre candidate al successo finale ed hanno mostrato, dopo il cambio di guida tecnica, una certa continuità dei risultati, soprattutto tra le mura amiche. Il Capozzo è un vero e proprio tabù in realtà per la formazione andriese, che nella storia è riuscita nell'impresa di portare a casa un successo solo nel 1954. Ma i biancazzurri di Panarelli ci proveranno anche per proseguire nell'ottimo campionato sin qui svolto. Ma la rosa, i giocatori che compongono il Casarano, li scopro di certo io, alcuni li ho avuti anche alle mie dipendenze negli anni passati, quindi sappiamo tutti il grande e vero valore di ogni singolo giocatore. È chiaro che poi in campo 11 sono loro, 11 siamo noi, e quindi dobbiamo fare la gara non temendo nessuno, rispettandosi l'avversario, ma credo che anche loro rispetteranno noi, perché stiamo facendo anche noi un buon campionato. E credo che anche loro hanno il loro grattacapi per quanto concerne la. Una gara che la Fidelis dovrà affrontare senza il difensore Fontana squalificato, ma con l'ingresso di Acosta in avanti, giunto in settimana dal Molfetta. Per quanto riguarda Costa, è un giocatore che questo, cioè, ci stavamo dietro da un mese, e grazie alla società e al lavoro della società ha portato a termine questa operazione, e alla volontà anche del calciatore di sposare la Fidelis Anglia. È un giocatore che sicuramente ci può dare una mano, entra in punto di piedi in un gruppo già collaudato e il gruppo lo accoglie a braccia aperte, perché è giusto che sia così. Ampia scelta comunque per il tecnico Panarelli, anche se resta il dubbio Clemente, fermatosi durante la rifinitura e le cui condizioni saranno valutate sino all'ultimo momento. Stanno tutti bene fisicamente, abbiamo riscontrato in Marino un rallentamento nel recupero. Abbiamo Fontana che poi è indisponibile, e si potrebbe aggiungere forse Clemente per un'indisponibilità di stamattina, ma fino alle ultime ore di domani cercheremo di recuperarlo, anche perché ha lavorato tutta la settimana, e cercheremo in una certa maniera di renderlo disponibile per la gara di domani. Inizio match previsto alle ore 15 e grazie ad un nuovo importante sforzo tecnico e logistico del partner dei biancazzurri Telesveva, la gara sarà trasmessa in diretta sui canali social Facebook e YouTube della Fidelis Andria.